Auguri di buon anno a tutti! Finalmente è iniziato il 2023 e iniziamo subito con il nostro oroscopo. Partiamo con l'Ariete. Sarà un anno fortunato per te, con Giove e Saturno dalla tua parte. Ma per sé per no, toccate. Sarà un anno molto ricco dal punto di vista economico. Il mio consiglio, a tal proposito, è di fare degli investimenti. Sì, prenditi petto tua nonna e t'ammucca legittima, questo intendo. Il vostro cielo favorisce le unioni nelle relazioni e se siete single Restate single. troverete l'amore della vostra vita. Che Dio ne scansi tu. Per i nati sotto il segno del toro, questo sarà un anno tutto in salita, faticoso, ma ne raccoglierete i frutti. Vabbè, l'arancia va bene come agrume, chi dà già. Per quanto riguarda l'amore, è giunto il momento di farvi avanti per i single e se siete fidanzati, invece, fatevi avanti con una bella proposta. Gemelli, se avete commesso degli errori economici, è giunto il momento di ripagare i debiti. E non indurci in tentazione. E non obbe alla tentazione per ci dar maleame. Il vostro mese fortunato è aprile. Divertitevi, Sì. ma con moderazione. Cancro, brutte notizie dal punto di vista lavorativo, Ai. ma solo per i primi mesi dell'anno. L'estate in amore sarà fondamentale per chi vuole sposarsi. Tra l'altro, è il mio segno zodiacale. O per chi vuole buttarsi nelle relazioni. Nel mio caso dal balcone. Leone, da me si nascondete un segreto. È il momento di tirarlo fuori. Il segreto. Ah, pensavo il. Amore e lavoro uguale come nell'anno precedente. Insomma, non cambia un cazzo per voi. Vergine, quest'anno, grazie al passato di Giove nella prima fase, Saturno nella seconda, Venere in opposizione e Plutone a vostro favore, avrete un buon successo personale. Buona fortuna. Ma che dici? Bilancia, il vostro anno si è concluso in maniera faticosa, ma ci saranno delle buone notizie dal punto di vista lavorativo. Soprattutto se siete degli studenti ne laureati, in cerca di lavoro troverete l'occasione giusta che fa per voi. E non mi McDonald's. riferisco al McDonald's. Burger King. Scorpione, i primi mesi dell'anno sono i più importanti per voi, non perdete tempo. Arrivata ad aprile, va scivolato un musso, eh? In amore, se non siete pienamente soddisfatti, è giunto il momento di cambiamento. Io posso cambiare pure. Ovviamente non può cambiare chi è del segno dell'acquario. Se. E a proposito dell'acquario, non avrete altre donne all'infuori della vostra ragazza. La sposerete nel mese di luglio ed è per questo che vi consiglio di eliminare tutti i like che avete messo in precedenza ad ogni essere femminile all'infuori di lei. Almeno lei cambia mamma, le posso lasciare. Dal punto di vista economico, pochi soldi per voi, ma tanti soldi per la vostra partner. Ed è per questo che vi consiglio di fare un buon investimento comprando un'ottima borsa. Senti, questa cosa è scritta tu per te, che cosa dici? Non è vero. Sagittario, il vostro anno non inizia nel migliore dei modi. A febbraio avrete delle grandissime delusioni. A tipi Jalis. Anche dal punto di vista economico, non sarà un anno fortunato, ma lavorerete molto di più del previsto. Insomma, cancia segno zodiacale. Capricorno, questo è l'anno giusto per convivere, sposarsi e avere dei figli. Ma che meno fisso. Dal punto di vista economico, se non lavorate, è il momento giusto per trovare un impiego. Anche perché se no non vi ammuccate gli assegni familiari. Comunque, la fortuna sarà dalla vostra parte. Buon 2023. Minchia. Pesci, la luna sta proprio davanti a voi e forse è per questo che non riuscite a focalizzare i vostri obiettivi di vita. Grazie tanta, Luna, come muovi? Se siete giovani, andrà tutto alla grande, in amore, lavoro e fortuna, ma se avrete superato i 50, sarà tutto più complicato. Insomma, se ne avete 49, c'entrate di culo. Siamo giunti alla fine, l'oroscopo del 2023 finisce qui. Ci vediamo l'anno prossimo. Se ci arrivamo.